Ma il dato positivo, questa è un'analisi dei flussi della spesa di tutti gli enti della regione Liguria, fatto col Ministero delle Finanze, ci dice che la Liguria investe più delle altre regioni mediamente e quindi questo dato conforta un'impostazione che abbiamo sostenuto da sempre, devo dire in collaborazione con le Camere di Commercio e molti comuni, che dobbiamo investire in cultura. Cultura finalizzata ai processi della fruizione locale e turistica. Rispetto ad altre regioni il nostro turismo sta tenendo, purtroppo abbiamo avuto una stagione devastante per il maltempo, ma i dati genovesi, che sono dati evidentemente di investimento sui processi culturali, e i dati di finali, i dati delle Cinque Terre, sono dati confortanti. Perché cultura e turismo? Perché oggi la cultura da sola, come dire, rischia di diventare speculazione intellettuale. Il processo del sostegno anche alle iniziative culturali è più ampio e deve essere letto attraverso anche la lente del flusso turistico. Voi ho generalizzato insieme ai sindaci anche alcune buone pratiche nel settore, quindi non si tratta soltanto di una compensazione attraverso i fondi europei delle risorse che vengono a mancare, ma anche di un controllo sulla qualità delle iniziative. Il CPT fa un'analisi in prima battuta sui flussi finanziari, bisogna poi capire come si spendono i soldi, tema che in questo paese è spesso ignorato, soprattutto nella pubblica amministrazione. Noi abbiamo portato alcuni esempi, cito Sarzana, Sassello, Rossiglione, dove la cultura, i fondi europei hanno consentito di fare investimenti e la cultura è diventato un momento di attrazione. Ovviamente le buone pratiche consentono di trasferire la conoscenza delle difficoltà incontrate, della capacità di mettere insieme più soggetti. In Valdestura ogni comune ha realizzato un museo locale e i comuni nella loro unione lavorano insieme per una promozione condivisa di tutto il territorio. Come far sistema? Perché discutendo anche con i sindaci è evidente come la promozione del singolo comune, della singola opera d'arte, mi viene da dire del singolo pezzo di spiaggia piuttosto che dell'entroterra non funziona. Noi dobbiamo riuscire a far sì che il nostro territorio, il nostro ambiente, che è fatto di terra, di mare, ma anche di opera dell'uomo, si rappresenti come un sistema. Questo chiedono oggi i turisti, perché evidentemente la fruizione dell'arte e delle cose belle che possiamo mettere a disposizione, che dobbiamo conservare, che dobbiamo mettere in mostra, passa attraverso la capacità anche di un'offerta di comunicazione. Sono tutti temi importanti che vanno analizzati, approfonditi. Questi comuni hanno ottenuto ottimi risultati, quindi è bene che discutiamo di ciò che siamo riusciti a fare in modo da poter diffondere la capacità di fare altro.